Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata agli integratori alimentari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo l'integratore alimentare Proflora. A cosa serve? Proflora è un integratore appartenente alla categoria degli integratori di probiotici. È commercializzato in Italia dall'azienda Guna S.p.A. Informazioni commerciali. Titolare: Guna S.p.A. Concessionario: Guna S.p.A. Categoria di appartenenza: integratori di probiotici. Forma farmaceutica: polveri orali. Confezioni: Proflora 10 buste 2,5 g, 25 g. Proflora 30 buste 2,5 g, 25 g. Indicazioni: per l'equilibrio della flora intestinale. Modalità d'uso: 1 bustina al giorno, preferibilmente almeno mezz'ora prima dei pasti. Al fine di ottenere uno scioglimento ottimale del prodotto, versare prima il contenuto della bustina e poi aggiungere circa mezzo bicchiere di acqua o latte a temperatura ambiente, mescolare con cura ed assumere immediatamente. Descrizione e caratteristiche: integratore alimentare simbiotico costituito da 6 diversi microorganismi probiotici, in forma microincapsulata e gastroprotetta, associati con la fibra prebiotica FOS, frutto oligosaccaridi, per favorire l'equilibrio della flora intestinale, nei casi in cui la sua composizione sia stata alterata da alimentazione impropria, terapie antibiotiche, diarrea, alcol, stress psicofisico. Grazie all'impiego di un innovativo processo produttivo brevettato, i microorganismi probiotici contenuti in Proflora vengono gastroprotetti, migliorandone la capacità di sopravvivenza durante il transito gastroduodenale, consentendo ai microorganismi probiotici, del genere Bifidobacterium e Lactobacillus, il raggiungimento dell'intestino da parte di un elevato numero, vivi e vitali. La componente prebiotica è costituita da frutto oligosaccaridi, FOS, in grado di favorire lo sviluppo selettivo dei microorganismi della microflora intestinale autoctona. Non essendo idrolizzati dagli enzimi digestivi, NA-copyright assorbiti dalla mucosa del piccolo intestino, i FOS riescono a giungere intatti nel colon, dove vengono fermentati selettivamente dalla componente benefica della microflora intestinale, in particolare dai lattobacilli e bifidobatteri, favorendo l'equilibrio della flora intestinale. Avvertenze: la data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato e in confezione integra. Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia, equilibrata e di uno stile di vita sano. Allergeni: Proflora ha attestato privo di allergeni secondo brevetto Probiotical S.p.A., ossia privo di tutti gli allergeni elencati in OL. I del Reg. UE 1169, 2011 ed i prodotti derivati, che sono cereali contenenti glutine, vale a dire grano, tra cui farro e grano croissant, segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte, incluso lattosio, frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di sodio totale, lupini, molluschi. Ingredienti: frutto oligosaccaridi, FOS, agente di carica, maltodestrina, microorganismi probiotici microincapsulati, Bifidobacterium lactis BS01, LMGP, 21384, Lactobacillus acidophilus LA02, DSM 21717, Lactobacillus paracasei LPC00, LMGP, 21380, Lactobacillus plantarum LP02, LMGP, 21020, Lactobacillus rhamnosus LR06, DSM 21981, Lactobacillus salivarius LS03, DSM 22776. Agente antiagglomerante: biossido di silicio. Fonte: Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo integratore alimentare esaminato.